Quello che sto per esporre non è fantascienza, ma risposte a una serie di domande che chiariranno quello che nel mondo astrale mi è stato permesso condividere. Tale possibilità ha preso origine nell'infanzia, una condizione valorizzata dall'apertura dei sensi superiori, finestre su facoltà e realtà astrali, dove il soprannaturale è precisamente ciò che si comprende e si vive. Vivere una vita lineare serve per la scuola terrestre. Andare oltre i cinque sensi permette, come nel mio caso, di interagire con altri piani di esistenza astrale, in particolare molto con il piano di livello evolutivo a noi corrispondente, avendo consapevolezza dell'importante e continuo legame che abbiamo con i suoi abitanti astrali. Infatti, le informazioni contenute nelle risposte sono il risultato di tante esperienze e accertamenti con tale piano, in speciale modo attraverso il permanente collegamento con alcuni superiori astrali e i loro collaboratori oltre ai conoscenti e parenti disincarnati. Penso che questo volume, anche se fornisce a molti interrogativi chiare risposte, sia meglio assimilarlo da chi ha una comprensione aperta e libera da pregiudizi, perché non possiamo limitare l'aldilà solo perché siamo per qualche motivo limitati o frenati. L'oltre esiste veramente? Per rispondere a questa domanda direi di riflettere su tutto quello che gira intorno a noi. Sulla vita di un embrione che diventa un essere vivente, sulla grandiosità e bellezza del pianeta e dei suoi paesaggi ed esseri viventi, sui vari fenomeni naturali, fisici, psichici o sociali, il vasto sistema interplanetario e così via. Cioè su tutto quello che chiamiamo naturale, nel senso di innato, originario e spontaneo, che spontaneo però non è, se non fosse per l'immenso impegno perenne di forze e intelligenze superiori, sempre attive nel realizzare ciò, insegnando e migliorando moltitudini di esseri in evoluzione. Infatti, se non ci accontentiamo, come spesso accade, solo nei nostri contesti, scopriamo un pianeta straordinario offerto a tutti noi, composto naturalmente, come per magia, di monti, mari, pianure, il tutto ricco di vegetali ed esseri viventi di ogni specie, con corpi e cervelli, che nessuno scienziato incarnato ha potuto ancora riprodurre analogamente. Se tutto questo non induce a credere a forze invisibili, potrebbe rivelare in qualche modo che si ha una certa mente chiusa e quindi si vive al margine di straordinarie realtà. Si è adirati con la vita, si ha paura di ciò che non si conosce, ci si nasconde dietro una presunta razionalità per non passare da visionari. Crederci non significa aprire all'aldilà o diventare un medium, ma comprendere e conoscere quello che esiste oltre i cinque sensi, facendo tesoro delle possibilità che questo può permettere, pur continuando sempre a dare importanza alla realtà terrena, alle esperienze che siamo venuti a vivere. Non dobbiamo sentirci superiori o essere contrari solo per il fatto di avere una vita lineare, agiata e confortevole. Il nostro passaggio evolutivo in questo pianeta richiede certamente di conseguire di più. L'oltre è reale come il mondo fisico? Rispondendo a questa seconda domanda, posso dire che, essendo il mondo astrale la nostra casa d'origine, non può non essere reale e vivibile solo perché comporta parametri differenti ed energie sottili, anche se possono essere più elevati in confronto alle realtà terrene. I pianeti e i popoli che condividono la nostra atmosfera sono anch'essi formati da sostanze di diverse consistenze e non solo quella fisica. Il mondo fisico è il micro della dimensione dell'oltre astrale duale ed è uguale nelle sue rappresentazioni energetiche. I piani astrali vivono nelle forme e nelle strutture di energia viva, cioè senza barriere o limiti, se non quelli che impone ai suoi abitanti il proprio grado evolutivo. Chiamo le condizioni dell'oltre astrali o virtuali, ma non con l'idea di simulazione, poiché sono reali e permettono possibilità inconcepibili per chi vive solo con i cinque sensi classici. Basta interessarsi solo un po' alla cosmologia, all'astronomia del nostro sistema solare, la Via Lattea e le altre galassie, per ammirare ad esempio le immagini strabilianti raccolte tramite il telescopio spaziale Hubble e tanto altro. Infatti la capacità di percepire o scoprire l'oltre astrale dipende da noi. È importante studiare, analizzare e accrescere gli altri sensi, ovviamente con una sottintesa cautela.
cercando il giusto equilibrio per una sicura approvazione e assistenza del mondo astrale. Potrebbe risultare assurdo e fantasioso, ma ribadisco, per percepire altre realtà ed essenze occorrerà solamente sviluppare i propri sensi superiori. Perché siamo qui, su questo pianeta? Con questa terza domanda sicuramente ci si chiede a cosa serva questa realtà transitoria. Il pianeta Terra è la nostra scuola. Attraverso le nostre rinascite sul piano fisico, sperimentiamo copioni di vita, in ruoli, luoghi, situazioni e conformazioni sempre diverse, con persone anch'esse ogni volta con rinascite differenti. Un copione di vita base indica una nuova programmazione, fatta prima di nascere, che individuano ciò che necessita a noi e a tutti quelli che graviteranno intorno a noi in questa scuola terrena. Gli impegni derivanti da un copione di vita base, ad esempio luogo, famiglia, vari obblighi, salute, eccetera, sono sempre rispettati. Non lo sono invece quando a determinarli è semplicemente una libera scelta individuale. Una volta fatta tale programmazione, nella fase di pre-reincarnazione, i superiori astrali provvedono a incrementare il copione di vita base per definire nuove e differenti realtà, che possono migliorare o peggiorare un percorso già intrapreso. Viviamo una realtà terrena di energia, sia densa che sottile, basata e limitata al massimo ai 5 sensi. Questo dovrebbe far concentrare gli incarnati su di essa e sulle dovute esperienze da fare per raggiungere un alto grado di conoscenza, equilibrio interiore e consapevolezza. In effetti la vita terrena è indispensabile per la crescita interiore. È un percorso a tappe, da ripetersi per un numero di volte definito dello sviluppo personale, dal gruppo e addirittura dall'ambiente circostante. Il vero ostacolo a tutto questo rimane comunque il livello evolutivo, che non permette a tutti di comprendere o adoperare nel meglio le tante opportunità e i loro vantaggi. Perciò si continua la scuola terrena con le sue disparate esperienze. Vengono appunto acquisite adeguate capacità solo con ulteriori preparazioni, idonee a diminuire l'impatto violento provocato dall'istinto di sopravvivenza primordiale, ancora presenti in tutti noi. Tuttavia, nessun percorso terreno è determinante o conclusivo, poiché rappresenta solo una parte del nostro completo percorso formativo, che oltre alle numerosissime rinascite nel piano fisico, comporta anche più periodi di crescita nei piani astrali. Dove andiamo dopo il trapasso? Da questa quarta domanda si evince che prima o poi riprenderemo la nostra condizione originaria, fuori da questa importante ma limitata realtà terrena. Comunque, se non si arriva a immaginare l'oltre astrale, cioè i piani di energie sottili, pensate al sogno e alle possibilità che in esso si vivono. Volare, cadere senza conseguenze, nuotare, incontrare chiunque, perfino di altri piani. Anche se tutto questo è una visione limitata, in un certo modo rende l'idea. Nell'oltre, dopo il trapasso, si può giungere in vari posti. Dipende dall'organizzazione delle guide astrali e dei parenti, ma spesso il ritrovo è in mezzo ai conoscenti che di norma sono felici di ricevere il defunto. Il trapassato, provvisto dopo la morte fisica dell'apertura di sensi superiori oltre i classici, può manifestarsi in diversi modi e comunicare soprattutto in modo telepatico. La telepatia consente a tutti di captare e capire i pensieri, a prescindere dalle differenti lingue e origini terrestri. Le differenti lingue sono spontaneamente e chiaramente capite perché il pensiero è in modo naturale uniformato a tutti gli esseri viventi, tanto che un disincarnato capisce chiaramente pure gli animali allo stesso modo in cui percepisce gli esseri umani. Gli abitanti delle dimensioni astrali duali dimorano, grazie a corpi di energia, diversa da quella dei nostri, quindi sono fuori dalla materia fisica e restano del tutto invisibili e inavvertibili per la percezione dei normali incarnati. E così sono come anche i loro mezzi. Delle nostre origini extraterrestri o astrali siamo già a conoscenza quando queste non sono velate, cioè quando abbiamo i sensi superiori aperti. Tuttavia è fondamentale avvicinarsi allo studio di qualsiasi ambito dell'immaterialità, rincorrendo ad almeno un minimo di logica e cautela. I piani da dove operano tantissime gerarchie sono principalmente quelli astrali, ma questo non impedisce loro di interagire, insegnare oppure operare anche sul piano terreno. Nel piano astrale corrispondente al mondo terreno, ossia il piano che ci ospiterà da trapassati fino alla prossima rinascita,
esistono da sempre disincarnati di diversi livelli evolutivi. Nuovi livelli evolutivi e nuove realtà iniziano al compimento di una serie di vite esperienziali tra il mondo fisico e quello astrale corrispondente. Dopo aver sperimentato e conosciuto, si acquisiscono ulteriori sviluppi interiori, ovviamente diversi da una persona all'altra. L'oltre ci appartiene, e dove l'uomo progredisce e trasforma anche il suo ecosistema tramite il lavoro di almeno due piani di esistenza, l'astrale e il terreno. Trasforma sia con le devastazioni che con le ricostruzioni dopo i disastri geologici. Gli individui astrali di alto grado, consapevoli e competenti, svolgono tante mansioni con varie responsabilità, ad esempio nelle aree di ricerca e realizzazioni, dove un loro particolare compito è quello di esplorare, concretizzare e collocare esseri e vegetali in contesti materiali terreni sempre diversi. Esistono invece zone galattiche dove vivono esseri di livello evolutivo inferiore al nostro, che lottano tra controversie e ostilità in particolar modo per il controllo e la difesa della propria sopravvivenza. Ci avviciniamo a loro solo come grado evolutivo. Il loro è basso, il nostro è medio-basso. Quindi sono incapaci di avvicinarsi a noi o noi a loro. Più di tutto, per l'ostacolo delle nostre atmosfere e il controllo costante delle gerarchie e intelligenze astrali. I rinnovamenti hanno portato la vita oltre lo stadio primitivo, diversificando i generi e caratterizzando l'utilità finale. Si inizia con minuziose progettazioni a proporre novità in modo astrale virtuale, attraverso tecnologie avanzate, guidate pure da alte menti. Come vivono l'evoluzione e le altre civiltà intergalattiche? La quinta domanda riguarda le miriadi di esseri che soggiornano nelle vaste dimensioni di energie sottili e differenti livelli. L'oltre è basato su diverse energie sottili e quindi ha possibilità e accessi più che superiori a controllo a confronto del livello terrestre. Il tutto è edificato su reti senza limiti che si connettono attraverso particolari energie vibrazionali con varie estensioni, oltre ovviamente al modo comunicativo telepatico, che supera qualsiasi barriera e distanza. Quando si parla dell'astrale per distanze, si intendono estensioni degli spazi, di energie semi-sottili riguardanti sempre il nostro sistema duale, ma con leggi e procedure che non ci appartengono ancora. Infatti l'informatica e la crescente rivoluzione tecnologica che viviamo in confronto a quella dei piani astrali è solo iniziale. Occorre chiarire un equivoco diffusissimo. Un disincarnato o un defunto, che rappresenta sempre un extraterrestre, non è per forza spirituale nel senso di buono, altruista o religioso. Ognuno ha le sue qualità, i suoi difetti, le sue abitudini, la sua fede, se è credente, oltre al suo livello evolutivo e i suoi elementi distintivi di prima del trapasso e così via. Il poter scegliere appartiene all'esistenza duale. Il libero arbitrio esiste anche nei piani astrali. Per gli incarnati è condizionato dal copione di vita base. Il grado di responsabilità rimane comunque ed è determinato dal livello di sapienza e coscienza che si possiedono e che definiscono scelte più complesse. Le entità, o meglio dire gli individui astrali di livello superiore, si occupano soprattutto di ricerca, studi e analisi varie, al fine di sviluppare tipologie di vita, sistemi spaziali e tanto altro di determinante per l'esistenza in questi luoghi. Gli esseri dall'altissimo livello sono insensibili a certe emozioni e ai normali sentimenti, poiché non sono necessari, visto che questi individui hanno sperimentato molto delle esistenze e delle esigenze duali e armonizzato gli impulsi e le passioni. I legami affettivi e amorosi non li coinvolgono più, o perlomeno solo in modo marginale. Ad esempio, in casi eccezionali come quelli di competenti membri, consiglieri o esponenti di punta, che si occupano della dimensione duale. Oltre a ciò, coloro che si trovano alla fine della tappa dell'esistenza duale, in totale equilibrio interiore e piena consapevolezza, sono avviati alla preparazione e programmazione dei loro nuovi percorsi, non più dualistici, ma impostati e mirati alla ricerca di ciò che impone la loro nuova scuola, cioè la dimensione della perfezione, con tutti i suoi differenti concetti e traguardi. Questo vale anche per le miriadi di esseri che giungono alla trasmigrazione nelle loro future dimensioni. Si giunge a tale elevato livello verso la fine della scuola duale. Per ciò che ci riguarda, la legge duale stabilisce il progredire raggiungendo un giusto equilibrio determinato con realtà duali. Quindi,
di non inseguire la realtà della dimensione nella perfezione prossima approdo e rimanere in quella attuale in cui si deve ricercare l'equilibrio. Chi siamo? Chi siamo veramente? Noi, come qualsiasi altro essere vivente, incarnato o disincarnato, siamo tutti eterni e in continuo cammino evolutivo. Da incarnati siamo ospiti in questo piano terreno, chiamato pianeta scuola, per un tempo determinato, in un corpo fisico che si integrerà nell'ambiente terrestre essendo organico. Incarnazione dopo incarnazione, ritorniamo sulla Terra per sperimentare la vita fisica in tanti ruoli e modi. Da alleati o avversari vivremo ogni condizione dualistica finché non raggiungeremo un livello evolutivo tale da permetterci l'emigrazione in altri luoghi o pianeti di grado più elevato. I diversi piani e sistemi planetari e tutto ciò che è oltre il livello terreno sono concreti, stabili e in una continua evoluzione. La vita astrale è reale ed energetico dinamica. Nella nostra attuale dimensione duale il pensiero è vitale ed è vincolato a tante opzioni e a costanti valutazioni tra il bene e il male, oltre a tutti gli altri vari opposti. La vita nei piani astrali è agevolata per le grandi opportunità che permette e le capacità che comporta. Tuttavia bisogna valutarla con parametri differenti rispetto a quelli fisici e materiali, dove la forza gravitazionale del Sole non impedisce a viaggi e incontri allo spazio interstellare e in maggior misura visibile e operativo, sia in questo vasto sistema interplanetario che negli altri. Pensare che dopo tante esperienze, lezioni di vita e lunghi sacrifici, finisca tutto e saremo solo polvere, non è sensato né agevola la conoscenza e lo sviluppo evolutivo. Lo scopo della vita, qual è lo scopo della nostra vita? Il nostro più importante compito nell'esistenza è quello di evolvere, dalla pura sopravvivenza, alimentazione, riproduzione e difesa, fino alla più alta esistenza creativa di vite, di realtà e di complessi sistemi. Una realtà duale, dove nulla è statico attraverso i suoi opposti e le sue possibilità, implica di norma un percorso di crescita in ogni ambito dell'esistenza per raggiungere vita dopo vita sempre nuove consapevolezze e un giusto equilibrio duale. Infatti, l'essere vivente è portato ad evolversi attraverso le esperienze che avrà fatto in base a due forze fondamentali che regolano la sua vita, ovvero la programmazione, il copione di vita assegnato prima di ogni rinascita, e il libero arbitrio, ovvero la libertà di scelta. Ci riterremo evoluti quando la consapevolezza avrà conquistato la maggior parte delle nostre menti. Fisicamente diremmo del nostro cervello, visto che sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. In questo caso i desideri di possedere, di apparire e di dominare saranno superati, come quello di cibo e di sesso smodati, che sono il ricatto pressione della vita nelle realtà duali, cioè dell'istinto di salvaguardia dell'essere ancora inferiore. Lo scopo della vita è quello di progredire. L'espressione vivo, che significa la parola vivo. In ogni grado evolutivo è vivo tutto ciò che si muove, si modifica o si trasforma in energia anche in modo indipendente. Ovvero è vivo qualunque organismo, vegetale, animale, umano, esistente in natura, sia terrena che astrale. Inoltre tutto quello che comporta questo sistema evolutivo duale resta continuamente collegato anche dopo il trapasso o la rinascita. Un essere eterno ed è considerato vivo sia che si trovi incarnato in un corpo fisico idoneo a svolgere il suo copione e progetto di vita terrestre, o che sia invece disincarnato, cioè in un piano in cui l'anima, per gran parte del tempo, continua il suo percorso evolutivo in corpi astrali più che validi. Per una sana evoluzione è fondamentale che l'essere umano, anche se di grado differente l'uno dall'altro, si concentri di più nella consapevolezza della sua interiorità, anziché solamente sul suo corpo fisico temporaneo. La parola umano non ha il significato solo di incarnato, ma di un essere che ragiona e che esiste in qualsiasi sistema, sia astrale che terrestre. Cosa significa mistero? Un qualsiasi mistero è sempre un'incognita, un punto interrogativo che rimarrà tale finché non giungeremo ad alte comprensioni per conoscerlo. Pertanto le barriere poste dall'idea di mistero o di miracolo, i sigilli o i veli della realtà astrali, sono determinati dalla non conoscenza o dalla chiusura verso il vero sapere. Quindi sono sicuramente impenetrabili a una mente dotata di minore comprensione,
ai disinteressati o ai frenati dal livello raggiunto con le proprie limitate capacità e verità. Quando l'apertura verso alcuni misteri astrali è ricercata con una sana curiosità e un giusto equilibrio, molti di essi si svelano. In ogni caso non potranno essere interamente raggiunti o rivelati, dato che al momento non sarebbero ben compresi dalla maggioranza degli abitanti di questo pianeta per l'attuale grado di conoscenza generale acquisita. Evolvendoci, lo straordinario diventerà per noi sempre più naturale e abituale. L'inesplicabile, guarigioni miracolose, smaterializzazioni o materializzazioni, eventi incredibili, eccetera, non sarà più tale. Farà parte del quotidiano di tutti o sarà a dominio di molti. Infatti gli individui elevati e i superiori astrali sono maestri, perché hanno conoscenze e consapevolezze che permettono abilità e facoltà che per molti sono ancora impenetrabili e quindi misteriose. La verità astrale e terrena, cos'è la verità? Fin dai tempi antichi l'uomo si è posto domande esistenziali, fornendo differenti risposte perché diverse erano le culture e le civiltà. Alcuni abitanti di questo pianeta si sono avvicinati in modo favorevole alla realtà della nostra natura astrale, molti altri invece l'hanno inquisita con superstizioni, apprensioni, avversandola con atteggiamenti fondamentalisti o estremisti. Oggi questo dovrebbe cambiare, considerato le nuove acquisizioni della fisica quantistica, che può unificare i piani della materia, dell'energia e della coscienza, e dell'astrofisica che confermano l'esistenza di un'estesa dimensione oltre quella terrena. La verità può essere manipolata? La verità astrale finale è una sola, anche se ogni epoca attraverso le sue realtà ha la sua presunta verità, ipotesi di verità o verità incompleta, e quindi la sua esperienza e conoscenza. Per questa ragione la medesima realtà viene percepita in modo diverso e sempre secondo il proprio intendimento e consapevolezza. Cercando una verità senza compromessi e condizionamenti, si potrebbero aprire realtà straordinarie che altrimenti non si riuscirebbero a vagliare nella loro integrità. Non ha importanza come l'evoluzione arrivi a cambiare le vedute e a smontare i paraocchi e le false convinzioni. L'importante è portare l'individuo, attraverso l'informazione e lo studio, a superare le sue ristrettezze personali. Perciò i nostri superiori astrali, in modo particolare le guide, per aiutare ad esempio una persona rigida, non cercano di compiacerla, ma di trasformarla il più possibile o addirittura di rivoluzionare la sua limitata mente, spesso con duri insegnamenti e lezioni di vita. La verità in certi ambiti, anche se solo in parte, viene comunque sempre svelata. Qual è il comportamento di un ricercatore della verità? Un ricercatore che ha il compito di essere aperto ad ogni probabilità e ipotesi, ogni approdo, se seguito dal dubbio, apre di continuo a nuove scoperte e rivelazioni. Ciò lo sprona a rivolgersi verso altri studi e ad approfondire ulteriori argomenti, sia nella realtà terrena che astrale. La certezza in se stesso lo allontanerà invece dal suo vero ruolo, quello di ricercatore costante e interessato al progresso dell'umanità, nonché al proprio sviluppo interiore. Tutto quello che acquisiamo nella vita in effetti penetra in noi, diventando essenza e intelligenza, e potrebbe indirizzarci verso superiori comprensioni, oltre a raggiungere nuovi obiettivi e notevoli sviluppi. Si può essere certi di una verità? Un mezzo innato in noi, che potrebbe avvicinarci ad alcune verità astrali, oltre alle curiosità, rimane l'apertura dei sensi superiori. Essi svelano verità che fanno già parte della normale nostra esistenza. Anche se all'inizio, considerata la nostra limitata comprensione, aprono solo al nostro corrispondente piano astrale. Per tanto tempo, molti individui invece, non avendo capacità superiori, si sono adoperati per condannare, distruggere o mettere in cattiva luce l'apertura all'oltre. Alcuni di questi individui impongono pure le proprie e insufficienti verità spirituali. Per raggiungere un qualsiasi traguardo nella vita terrena in merito a questi argomenti, come l'apertura dei sensi superiori, o sul piano della conoscenza del mondo astrale, è necessario allargare o modificare la propria visione nei confronti del nuovo, degli eventi che accadono e di qualsiasi ragionamento che preveda approfondimenti sulla dimensione astrale. Esistono altri viventi? Perché le ricerche scientifiche non hanno portato nessun contatto con altri mondi? Molti incarnati
soprattutto ricercatori o scienziati, ignari o incuranti della realtà del mondo astrale, orientano le loro ricerche solo su mondi visibili al nostro. Ovvero, sondano l'oltre cercando esseri e ambienti servendosi solo dei sensi fisici e dei pur limitati strumenti che la tecnologia mette loro a disposizione. Come molti incarnati, questi dimenticano che siamo solo di passaggio sul piano terrestre, ma restano convinti di poter proseguire nella ricerca soltanto nel visibile e nel tangibile. Anche se attraverso la fisica quantistica un certo livello è stato già raggiunto, dato che ha certamente un giusto fondamento, ciò nonostante lo sviluppo della scienza terrena rimane ancora molto lontana dalla reale conquista e comprensione dello spazio e di altri esseri viventi. L'esistenza di questi esseri è comunque stata sempre comprovata da accertamenti, avvistamenti di oggetti volanti, non identificati, eccetera. Ed è documentata in moltissimi siti o giornali riguardanti, ad esempio, l'ufologia. Anche se in molti casi questo è occultato dai potenti della Terra, spesso per favorire inconsapevolmente le disposizioni degli esseri astrali superiori, che spingono molti dei popoli di questo pianeta a restare concentrati sulle esperienze terrene. Esistono pianeti uguali al nostro? I pianeti del nostro sistema solare sono scuole o laboratori di insegnamento differenti tra loro, quindi non sono uguali e neanche dotati di simile atmosfera rispetto al pianeta Terra. Infatti, non saranno mai abitati da colonie terrestri con corpi fisici appositamente partoriti dopo alcuni mesi dalla pancia di una portatrice già incarnata in questa particolare atmosfera. Ogni pianeta è dotato di un ambiente idoneo ad una particolare energia con parametri differenti da quelli terrestri. Di conseguenza accoglie solo corpi con possibilità e limiti adeguati alle necessità evolutive che tale pianeta permette. Tutti noi siamo anime di origine astrale, creati fuori dalla Terra, in cammino su diversi piani o pianeti per ragioni evolutive. Siamo composti di anima e essenza in corpi sottili adattabili ad ogni luogo. Rimaniamo comunque limitati dal basso livello evolutivo che ancora non ci permette una totale libertà di essere e di agire, e siamo ovviamente dentro un corpo adeguato che ogni pianeta richiede per sopravvivere in esso e sperimentare le sue realtà. Perché l'oltre astrale non è mai veramente evidente? Facciamo parte di un cosmo infinito e il pianeta Terra è, al suo confronto, una porzione ridottissima, situato nella periferia di una galassia di immense realtà duali. Oltre ai limiti sensoriali della maggior parte dei suoi abitanti, in questo pianeta il livello evolutivo non ha ancora consentito di giungere a reali soluzioni per captare veramente segnali e, meno ancora, per comunicare o accogliere nel mondo giusto individui di altri pianeti e loro androidi. Questi non mancano di potenza e intelligenza per manifestarsi realmente. Dobbiamo dunque essere noi terreni ad adoperarci nel modo giusto, facendo il necessario per individuare e comunicare con l'oltre o almeno con alcune di queste entità. Pertanto la domanda non è se siamo soli, ma perché non si possono vedere gli altri abitanti extraterrestri. Secondo i superiori astrali ciò succede in particolar modo per il mancato sviluppo dei sensi superiori e per l'inefficacia che non tale avvicinamento extraterrestre comporta, vista la grande differenza di livello evolutivo di chi potrà giungere. L'apertura di questi sensi e quindi il confronto con le affermazioni e le testimonianze di persone già provviste di questi canali di comunicazione, come è il mio caso, porterà a conferme al contatto con altri esseri astrali. Cosa che penso non potrà mai avvenire attraverso le attuali ricerche di ingegneri e esobiologi, ricercatori della vita nello spazio, siano essi pure i migliori. In effetti, se si cercasse di comunicare con l'oltre utilizzando soltanto gli occhi, le orecchie e le corde vocali, con i migliori strumenti attualmente in corso i nostri contatti sarebbero sempre limitati entro una certa distanza. Per comunicare meglio servono altri mezzi, come avviene sul piano fisico se si cerca di comunicare a grande distanza e si ricorre ad un amplificatore di suoni o ad una radio emittente. Questo ci dovrebbe far capire quanto sia limitata la nostra condizione fisica e quanto i piani astrali non siano certamente basati su teorie o strumenti materiali. L'unica conduzione per contattare o visitare altri mondi rimane quindi il rispetto della vera natura dei rispettivi luoghi, ossia essere compatibili con la loro natura astrale o semidensa, oppure essere dotati solo di energia sottile che permette di vivere ovunque.
per conquistare lo spazio richiesto il superamento delle attuali leggi della fisica, una consistenza energetica idonea, corpi adatti sottili e l'acquisizione di alcune facoltà. Ricordo che la vera fonte di tali potenzialità o agevolazioni è di competenza del piano astrale e dipende dalle nostre esigenze evolutive. Tuttavia, la vita in questo pianeta richiede comunque concentrazione e applicazione su di essa. Come si può meglio procedere per percepire l'oltreastrale? Si consiglia di impostare la ricerca considerando chi siamo veramente, da dove veniamo, perché dobbiamo morire e soprattutto perché attraverso i nostri vecchi sistemi non abbiamo scoperto nessun vivente oltre il piano terrestre. Così si comprenderà che tutto ciò che è in noi, interiormente attraverso i sensi, non va cercato al di fuori o a livello materiale, pur con i più potenziali e avanzati congegni, telescopi, captatori di onde elettromagnetiche e altro, che aprono solo a limitatissime scoperte del nostro sistema solare. Per percepire altre realtà ed esse esistenze, ribadisco, occorre l'apertura dei sensi superiori. Infatti, chi ha il sesto senso aperto può percepire intanto l'emanazione del corpo aurico e quindi scorgere la nostra vera essenza, cioè l'esistenza energetica dei corpi sottili nelle persone, negli animali o nei vegetali. Seguitando nello sviluppo dei sensi, si riusciranno a vedere certamente esseri e ambienti astrali. Altrimenti continueremo ad accontentarci di alcuni avvistamenti di veicoli o congegni extraterrestri nei nostri cieli, di alcuni fenomeni che si ritengono ancora soprannaturali, quando invece hanno valide spiegazioni. L'oltre ci appartiene e può essere conosciuto e contattato meglio in modo elevato, studiando e analizzando. Un disincarnato o un defunto, che rappresenta sempre un extraterrestre, non è per forza spirituale e mistico. Ciascuno continua il suo percorso con le proprie caratteristiche elevate o basse che siano. Imparare a comunicare con l'oltre è importante, la comunicazione con l'ultraterreno. Lavorando sulle possibili comunicazioni che giungono dal mondo astrale, si affronterà la vita nel modo più rilevante e profondo. All'eccezione di chi è già provvisto di certe facoltà, sono gli abitanti del pianeta Terra a dover interessarsi e ad impegnarsi per imparare a intraprendere le varie indicazioni atte ad aprire alla percezione del piano astrale, se questo li attira. Le guide astrali decideranno poi il momento del contatto. Il loro aiuto, le loro facilitazioni arriveranno attraverso tanti modi possibili di comunicare. Alcune di queste trasmissioni saranno inserite in una frase, una telefonata, un'immagine, nella telescrittura, oppure saranno svelati tramite un segno, un'intuizione, un sogno e così via. Sebbene il contatto con le fonti astrali e le modalità tramite cui avviene siano di per sé importanti e degni di studio, è utile attribuire maggiore valore al contenuto del messaggio o della comunicazione, ossia a ciò che giunge a noi da loro e a quello che possiamo acquisire di positivo. Allorché ci succeda di sentire il bisogno di conoscere quello che ci giunge dall'oltre, ma in modo esagerato, potremo capire di essere vittime di inferiori astrali, che ci utilizzano mentalmente, ma la mente a scapito di un contenuto di carattere elevato o pacifico. In questo caso si consiglia di limitare il contatto con il mondo astrale per studiarlo e capirlo maggiormente ed eventualmente riprenderlo in modo equilibrato. Il soprannaturale cos'è e cos'altro serve per conoscerlo meglio? Il paranormale o il soprannaturale è tutto quello che rimane inconcepibile a molti o che resta velato. In ogni caso non dobbiamo scordare che già viviamo esperienze immateriali come sogni, fedi, emozioni, sentimenti, intuizioni, o anche fenomeni come l'elettricità, il magnetismo, le forze centrifughe di gravità e tante altre energie impalpabili. È necessario un certo grado di conoscenza ed evoluzione per vivere il soprannaturale come un fatto naturale. Intanto è fondamentale prendere coscienza che l'intero cosmo è basato su energie sottili in dinamismo continuo, con diversificate leggi. Con più fiducia e un minimo di impegno si potrebbe comunque dare inizio ai primi passi e avvantaggiarsi e avvicinare quello che si considera ancora soprannaturale. Ad esempio, imparare a rafforzare i sensi classici e l'intuito, approfondire le conoscenze, leggere e riflettere sui vari scritti che riguardano in particolare modo l'argomento. Meditare e chiedere assistenza alle forze astrali. Imparare a interpretare e conoscere vari significati
per poter instaurare un rapporto comunicativo con il mondo astrale, ad esempio nel subliminale, nei sogni, dei numeri, dei colori, dei fiori, dei cristalli e di tanti altri segni e indicazioni. Ha senso aver paura dell'ultraterreno? Da troppo tempo molta gente ignora o teme tutto ciò che non comprende, ricamandoci sopra in modo negativo. Chi è impreparato agli insegnamenti che si rapportano con la dimensione immateriale o è influenzato in modo negativo da una cultura chiusa al mondo astrale tenderà a considerare erroneamente certi fenomeni, visioni interne, telepatia, preveggenza o viaggi astrali, o come avvenimenti prodigiosi, doni, scherzi della mente, fenomeni soprannaturali, stregati o infernali. Quando invece tutto questo è possibile, è grazie all'apertura dei sensi extrasensoriali. Infatti, oltre ciò che offrono i cinque sensi classici, quelli superiori o extrasensoriali consentono capacità che ampliano la percezione, la vista e addirittura la comunicazione con l'ultraterreno. Altrimenti, tutto quello che esiste nel sistema rimane invisibile.